Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi effettueremo l'unboxing del DaVinci Nibbio 7, il tablet che ci è appena giunto in redazione, che l'ufficio marketing di DaVinci ci ha gentilmente prestato per una recensione. Andiamo subito ad effettuare l'unboxing del dispositivo che ci è stato mandato nella stessa confezione che troverete negli scaffali qualora decideste di acquistarlo. Appena aperta la confezione troviamo subito il tablet ben protetto da una pellicola, che adesso prima ad aprire. Questo qui è il tablet e insieme troviamo il caricatore USB. Il cavo USB, micro USB per la ricarica e per la connessione al computer e la garanzia oltre che il manuale. Questo tablet è un prodotto tutto italiano, un design italiano, è costruito interamente in Spagna. Presenta un processore dual core da 1,2 GHz, un Cortex A7, mentre una scheda grafica, dunque una GPU, una Mali 400. Per quanto riguarda la memoria RAM del dispositivo è di 1 GB DDR3 e la memoria interna è pari ad 8 GB ed espandibile fino a 32 giga con micro SD. Ciò che è forse uno dei lati più positivi di questo dispositivo è il pieno supporto all'OTG, quindi permette la connessione di periferiche USB esterne, come ad esempio hard disk, chiavette USB, e anche la presenza del connettore mini HDMI per la connessione alla TV. Nella confezione che la redazione di DaVinci ci ha mandato abbiamo potuto trovare anche il cavo HDMI, mini HDMI, oltre che il cavo OTG che appunto è supportato da questo dispositivo. Per quanto riguarda altre caratteristiche tecniche del dispositivo, è un tablet che presenta una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una anteriore da 2 megapixel. Lo schermo è da 7 pollici, quindi un tablet molto in stile Nexus 7 di Google. La versione di Android di questo dispositivo è di Android 4.2.2 oltre alla funzione, e grazie alla funzione di OTG, permette l'utilizzo di chiavette USB per la connessione ad internet, quindi una chiavetta internet. E nella scheda del produttore è riportata la compatibilità con le chiavette Huawei. Purtroppo però manca il supporto al 3G, non so se in questo modello, se in tutti i modelli, quindi probabilmente l'unica forma di connessione disponibile, oltre a Bluetooth e Wi-Fi che sono integrati, sarà la connessione di chiavette internet esterne. Per molte altre informazioni continuate a seguirci e nei prossimi giorni assisterete alla recensione completa.